Come sempre amici, benvenuti nel mio canale Allevamento Maturale di Raffaele Esposito. Beh, oggi parliamo, di che parliamo oggi? Gola tagliate, albine e portatrici. Subito dopo la intro. Buonasera amici, stasera benvenuti in questo nuovo video. Questa sera vi faccio un video per mostrarvi i nuovi arrivi arrivati ieri sera nel mio allevamento. E ho preso tre femminucce di gola tagliata, di cui due albine e una portatrice. Ho preferito prendere tre femmine perché, avendo già dei maschi portatori, e non essendo riuscito mai ad avere degli albini, voglio proprio testare sti maschi, quindi metterò una femmina albina con un portatore e se mi usciranno dei maschi, dei piccoli albini, allora effettivamente quei maschi saranno portatori. Inizia questa nuova avventura e un altro piccolo sogno che si realizza. Ormai li cercavo da tempo e finalmente ieri si è creata l'occasione giusta per poterli prendere. Vengono da un ceppo belga, campione, quindi sono figlie di un campione belga e sicuramente mi daranno soddisfazioni. Sono nati a febbraio. Sono piccine e dobbiamo aspettare nella riproduzione sperando di ottenere qualche piccolino che ormai si attende da tanto tempo. Vi volevo dire anche una piccola precisazione. Il ragazzo che aveva le amadine ha riprodotto queste questi amadine. Questi con la tagliata, scusate. Ha preso una coppia di portatori da questo ragazzo belga. E dico questo per farvi capire la precisione degli stranieri, no? Che da una coppia di portatori effettivamente gli sono nati gli albini, cosa che in Italia non sempre succede. In Italia anzi succede il contrario. Ti dicono che gli animali portano 3.000 mutazioni e poi invece non porta nulla perché non ti uscirà mai quella mutazione richiesta. Ovviamente lo fanno solo per avere un guadagno maggiore e fregandosene di chi compra. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Buonasera amici. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video amici. Ciao!